Il pubblico ministero Federica Riolino ha chiesto l'assoluzione per aver commesso il fatto in stato di non imputabilità per Alejandro Augusto Stefan Meran, l'assassino dei due poliziotti per Luigi Rotta e Matteo De Menego. La richiesta, fatta non a cuor leggero, come ha detto la stessa Riolino, è arrivata dopo un'ora di requisitoria davanti alla Corte d'Assise di Trieste. Se la sentenza dovesse pronunciarsi in tal senso, il killer dominicano non andrebbe in carcere e sarebbe destinato a una struttura sanitaria. Il pubblico ministero ha sottolineato la grande pericolosità sociale di Meran, chiedendo l'applicazione di una misura di sicurezza nelle strutture idonee. La totale incapacità di volere al momento del compimento del fatto da parte di Meran era già stata sottolineata dalla perizia richiesta dalla Corte del dottor Stefano Ferracuti durante l'ultima udienza. È una ferita per tutti, non soltanto per la polizia, ma il processo è lo strumento riparatorio. Abbiamo seguito le logiche del processo penale come strumento democratico. Lo ha detto il procuratore capo di Trieste, Antonio De Nicolo, durante l'udienza. Questo è un assassino, ha sottolineato De Nicolo, e nei processi capita spesso di ricorrere alla scienza. Gli accertamenti, ha detto, vanno fatti dagli psichiatri. Dopo la requisitoria, la parola è passata agli avvocati di parte civile, che hanno sottolineato la precisione di Meran nell'utilizzare le pistole per uccidere i poliziotti, di sapere dove e come nascondersi durante lo scontro a fuoco finale, in cui il dominicano verrà colpito all'altezza dell'inguine, e di saper riconoscere il momento in cui conveniva arrendersi, appunto dopo essere stato raggiunto dal proiettile di un poliziotto. Gli avvocati hanno anche ricordato l'abitudine del dominicano di assumere droghe, scelta che veniva presa da Stefan Meran in maniera consapevole e autonoma. Gli avvocati hanno infine ricordato l'abitudine del dominicano, come racconta il suo passato, a manifestare episodi di violenza e intimidazione. Gli avvocati di parte civile, Cristina Birolla e Rachele Nicolin, hanno chiesto la sentenza di condanna per il dominicano. Infine l'arringa dell'avvocato di Meran, Paolo Bevilacqua. Chiediamo di pronunciarvi nel senso della totale infermità di Alejandro Augusto Stefan Meran, ha affermato il difensore rivolgendosi alla Corte. Il nostro grido va alle istituzioni e alla fallacia registrata nella gestione della malattia del dominicano.